Mi chiamo Omar Bortolato e sono team leader nell'area Business Intelligence di Despard Nord, Aspiex Service, dove lavoro da quasi 6 anni, dopo esperienze precedenti nella consulenza. La nostra area si occupa di tutto ciò che riguarda la reportistica aziendale e l'analisi dei dati, utilizzando Oracle come database e MicroStrategy come data visualization. Negli ultimi 2 anni abbiamo avviato un processo di internazionalizzazione con la casa madre e le altre countries, grazie al quale è nata l'infrastruttura di gruppo DNA, ovvero Data and Analytics, da cui abbiamo tratto ora il nome della nostra area. È basato su Cloud Microsoft Azure e Power BI come visualizzazione dei dati, oltre ad altri moduli inclusi nella suite Azure come Machine Learning. Applichiamo diverse best practice all'ufficio IT per permettere di monitorare le prestazioni dei sistemi e risolvere tempestivamente eventuali problemi. Una delle cose che mi piace di più del mio lavoro è la collaborazione sinergica che c'è tra i team, soprattutto a livello internazionale, formando un'unica squadra di lavoro, con dei value stream divisi per competenze, ma anche dei gruppi di lavoro verticali per favorire il supporto e la collaborazione. Ogni 2 settimane partecipiamo al News Corner, dove vengono condivise novità, aggiornamenti su progetti importanti e innovazioni tecnologiche con nuovi trend di settore. Sono anche parte del team internazionale che si occupa di intelligenza artificiale e siamo ben posizionati grazie a una serie di iniziative che abbiamo introdotto negli ultimi mesi. Partiamo per esempio dall'adozione di Microsoft Copilot, che ci permette di migliorare la gestione del nostro lavoro quotidiano grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale nella suite Microsoft. E in più abbiamo sviluppato dei nuovi chatbot interni per permettere di accedere alle informazioni in maniera rapida e semplice, oltre che funzionale. Abbiamo anche provato la parte di video grazie alla creazione di video training e onboarding per tutte le country, quindi in linguaggio differente, utilizzando e sfruttando il potere dell'intelligenza artificiale.